E benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video e come avete capito dal titolo, oggi vi farò vedere tutte le palette che ho, proprio tutte, tutte, tutte. Allora, alcune palette, c'ho anche le valigette, sta roba qua, siccome sono molto più grandi e qua ovviamente non c'entra, ve le faccio vedere alla fine. Adesso vi faccio vedere quelle più piccoline, quello che c'entra nell'inquadratura, ve le faccio vedere qua. Quell'altre ve le faccio vedere alla fine. O me riprendo io che ve le faccio vedere in mano oppure un'altra quadratura, poi dopo vediamo. Allora, veramente volevo aspettare di farvi questo video perché mi devono venire altre palette. Però, vabbè, pazienza, adesso vi faccio vedere quello che ho e basta. Poi le altre palette comunque che ho acquistato, poi vi farò un video a parte su un sito che si chiama Boozy Shop. Vi farò vedere altre palette, insomma, che ho preso e altre cosine, insomma, a parte. Allora, su queste palette adesso ve le faccio vedere, in più facciamo anche gli swatch insieme. Allora, come prima palette vi faccio vedere questa qui, molto carina, di Bella Oggi. E accomodatevi, scusatemi, perché questo video credo che diventerà un po' lunghetto, perché anche tra i swatch eccetera, a me non mi piace fare i video tanto lunghi, perché ho paura sempre che posso fare una persona lunghi lunghi, però cerco comunque di velocizzarmi un po' per non annoiarvi. Allora, ho questa pallettina qui, vi stavo dicendo, di Bella Oggi, come vedete Bella Oggi Italia, molto carino, anche il pack è tutta nera, come potete vedere, e ha queste scritte dorate qui, molto molto carina. Aiuto, scusate che sbatto nella ring light. Allora, apriamo, qua c'ha lo specchietto, e qui ha praticamente questi colori qua, questi 8 ombretti, molto molto belli, sul toni de malva, sul rosa, bianchi e marroncini. Poi, andiamo dalla parte sotto, abbiamo queste altre tonalità qui, sempre di 8 ombretti, che vanno sul lilla, bianco, grigio, nero, blu, celeste. E sull'ultima invece abbiamo la terra e il blush. Adesso andiamo a swatcharli insieme. Allora, vi swatcho un po' di colori. Allora, andiamo a prendere questo prugnato, questo rosa. Facciamo anche questo bianchino qua un po' brillantinato. Adesso vi faccio vedere qui. Questa è una palette in pezzetto che ce l'ho comunque. E andiamo a swatchare insieme. Allora, sono molto tenui come colori, quindi non so se potete percepire. Anche questo rosa qui, il rosa bianco, lo potete utilizzare per transizione. Però sono molto molto belli. Vado a far vedere questo marroncino qua, eccolo qui, metallizzato, molto molto carina. Eccola qua, prendo un attimo la salviettina così ne do una pulita, faccio vedere gli altri ombretti la parte di sotto. Allora, non sono scriventissimi, però alla fine dai, è carina come palette, alla fine scrivono, non è che non scrivono per niente. Adesso qua invece andiamo a prendere questo celestino qua che è molto bello, quest'altro blu, questo viola, questo lilla. Eccoli qua i colori. Andiamo a swatchare insieme. Questi già sono un po' più scriventi, come potete vedere. Guardate anche questo lilla qui chiaro quanto è bello, questo più scuro e questo celestino qua, questi blu, sono colori molto molto belli. Visto che ci sono, vi faccio vedere anche il blush e la terra. Allora, eccoli qua, guardate il blush quanto è bello. Eccoli qua, questi sono molto molto scriventi, blush e terra, però come palette è approvata, dai, non è malvagia, è un po' completa, un po' di tutto ed è carina, pure lo specchietto qua, qui la pellicolina, poi è versatile, portateli, la potete portare comunque in viaggio, ha vari ombretti, ha pure blush e terra, quindi è un po' completa diciamo come palettina. Passiamo avanti. Allora, ho questa palettina qua, pure questa qui è una vita che ce l'ho, molto carino come pack, questa è della Susie Makeup Italy, ombretto eyeshadow, questa l'avevo presa pure questa un po'
tanti anni fa, no, tanti anni fa, no, 3,50 euro è costata, ancora c'è il prezzo, dai cinesi l'avevo acquistata, molto molto carino il pack, tutto leopardato, e ha, come vedete già qui nel pack, questi colori qua, eccoli, qui allo specchietto, il pennellino, questo si è messa staccata, prova, vabbè. E ha tutte queste tonalità su, non so se mi ci sta, ok, sui vari marroncini. Questo se volete un colore nude, oppure li potete usare solo come transizione, eccetera. Vi volevo far vedere anche questo bianco. E li faccio un po' tutti, ve li swatcho. Ok, eccoli qua. Però sono molto 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 belli. Questi sono molto belli, ragazzi. E poi sono anche molto molto scriventi, come potete vedere. Anche il bianco non lo vedete tanto, anche perché sono molto chiara di pelle comunque. Però sempre come transizione va bene. Guardate questo marroncino qua, quanto è bello questo metallizzato qua così. E anche questi altri due molto molto belli. Molto belli. Vi volevo far vedere anche l'ultimo colore, visto che ne sono sei. Anzi, gli ultimi due. Faccio vedere questo, visto che ce so, ve li faccio vedere tutti. E questo. Eccoli qua, gli ultimi due. Questo è molto bello, scriventissimo, che sarebbe il primo. E questo qui è il secondo, che è proprio meglio, che fa così perché è proprio da transizione. Carina anche questa come palette. Andiamo avanti. Allora, passiamo a un'altra palette. Passiamo a queste tre palettine. Intanto ve le faccio vedere, che avevo acquistato sempre dai cinesi. Intanto partiamo con questa. Questa è della Wine Cosmetics, ovviamente i prezzi, ragazzi, non me li ricordo perché tanto che ce l'ho. Contate che non ho tantissime palette comunque. E questi sono tutti shimmer metallizzati, non adoperati, ma sono veramente veramente bellissimi, ragazzi. Veramente veramente belli. Vi mostro un po', ve li sto a mostrare tutti, ve ne mostro un pochino. Questo rosa che è molto bello, questo tipo champagne molto bello, questo dorato. Eccoli qua, come vedete sono molto molto belli. Olè. Questo bianco è spettacolo. Cioè, guardate che roba. Questo bianco, ragazzi, lo potete utilizzare anche come illuminante, è fantastico. Poi c'è questo marroncino qua, quest'altro un po' più chiarino e questo è una bomba, che sarebbe l'ultimo, questo qua dorato. Cioè, guardate, ragazze, questa è proprio una bomba. È veramente veramente belli. Sta palette è bellissima. Ok, adesso andiamo a prendere la seconda palette, che è questa qui. Intanto che ve ne parlo mi do una pulita. Allora, questa qui, come vedete, è sempre della Wine. Adesso no, questa qui no, non l'avevo acquistata insieme a quell'altra, no. Quell'altra l'avevo acquistata su un altro cinese. E questa da un altro ancora, e questa è molto bella, mi è piaciuta veramente tanto come palettina, e c'ha vari colori anche un po' strani, diciamo così, molto molto bella, sempre della Winey. Se riesco ad aprirla, ok, c'ha anche il pennellino, vabbè, in dotazione, ed è fatta così, ha questi colori qua veramente veramente belli. Questa pure adoperata, anche questa si vede. Dai, che sbatto, scusatemi. Allora, vi volevo far vedere anche questo giallo che è molto bello, poi questo ovviamente, poi qui ci sono i perucchi, poi andiamo a questo verde bellissimo e andiamo a prendere questo grigio qua, va. Eccoli qua, pure questi molto scriventi, guardate che roba, molto belli. Questo è il grigetto, sì, è un grigio metallizzato. Questo è quello verde, guardate il giallo che roba, e quest'altro pure dorato. Cioè, ragazze, questa palette io l'adoro, l'ho subito adorata perché guardate come scriventi, poi credo, sì, si sfumano anche bene poi, guardate che roba, si sfumano proprio molto molto bene, è veramente bella sta palette, eccola qua. Ok, adesso passiamo invece alla terza palette, pure questa è molto bella, sempre della Winey. Infatti della Winey le palette comunque queste qui per gli ombretti sono veramente fantastiche,
sono veramente scriventi e cioè sono una bomba proprio. Questa qui pure l'avevo presa ai cinesi, insieme a questa qui che avevo fatto vedere. L'avevo presa insieme, lo solito cinese praticamente, come sto pulendo, che non va via nemmanco st'ombretto qua oro. Ah, qui pure è molto versatile perché ha tanti colori, pure questi sono tutti shimmer comunque. C'è solo il nero e il bianco che sono opachi. E per il resto sono tutti shimmer, però non mi interessa perché comunque ho altre parecchie palette che comunque hanno ombretti da transizione, eccetera, e dopo potete usare anche questa qui per mettere i brillantinati, sono molto belle, guardate. Andiamo a svuociare anche qua, vi faccio vedere questo sull'arancione, vi faccio vedere questo bianco perlato qua, questo lilla chiaro, questo verdino. Cioè, anche queste sono fantastici. Andiamo a vederli insieme. Sì. Guardate anche questi quanto sono belli. Guardate lilla, spettacolare. Madonna, più vedo le palette, ragazzi, di swatch, c'ho una voglia di truccarmi. Vedo l'ora che arriva più freddo, posso cominciare ad truccarmi ancora. Guardate quante belli. Ed era questa palettina qua, stupenda. Allora, andiamo avanti. Allora, adesso passiamo su quest'altre due palette. Sono molto molto carine, come potete vedere. È a forma di portafoglio. Allora, cominciamo con questa qui, molto carina. Molto comoda anche a portare in borsa. Effetto portafoglio, che se la andiamo ad aprire è un po' zozzetta, ragazze, tanto che ce l'ho. Cioè, guardate dietro, cioè, veramente veramente bella. Ed ecco qua, questa qui è un po' zozzetta, ragazzi, scusatemi. Allora, praticamente qua abbiamo, vabbè, i soliti gloss per rossetti, fatti in questo modo, io non dopro mai questi, che non è che durano una vita. Abbiamo due blush e due cipri. E qui abbiamo i vari ombretti, pure questi sono tutti glitterati. Andiamo a svuociare anche questa. Mi prendo un po' di colori. Questo verde mi sa che è bello, non mi ricordo. Questo qua. Mi svuoccio un po' dei colori così a caso, questo rosso. Eccoli qua. Andiamo a svuociarli. Molto belli, ragazzi. Questa sì, me la ricordavo che comunque era belli scriventi i colori, guardate. Rosso, questo doratino, verde e violetto blu. Veramente bella anche questa, però molto comoda anche per viaggio, molto carina. Quindi questa qui era una. Adesso passiamo a quest'altra palette, che questa pure è uguale a quell'altra, l'avevo preso nello stesso cinese ovviamente, e pure questa a forma di portafoglio, soltanto questa è carina perché ci sta la stampa del tipo giornale, vedete qui c'è Rihanna, dovrebbe essere essa. Questa è un po' più pulita dentro. Sì, è Rihanna, quella qui c'è Beyoncé, qua c'è Nicki Minaj, Rihanna, è molto molto carina. E all'inizio, voi pensate, quando c'era anche Ma, a lei per presa, pensava, carino come portafoglio, dico no mamma, guarda sui trucchi, no? Pure qui ci stanno, questi qui, vabbè, potete usare come ombretti ovviamente da transizione, eccetera. E qui ci sono il blush e invece la cipria e questi sono altri colori. Adesso vi swatcho. Allora prendiamo questo, questo blu, questo rosa, che questo l'ho usato tanto perché è bellissimo anche. Ah, me ne manca un altro, facciamo questo verdino qua. Eccoli qua, vedete il rosa qui, che è bello. Questi sono più molto sfumabili come potete vedere, però non sono molto coprenti come quell'altra palette che vi ho fatto vedere in precedenza, però sono molto molto belli. Poi col pennello comunque si riesce a prenderli meglio, che qui col fatto che è piccolino fa così, non mi viene tanto. E quindi questa era la palettina con questi colori, molto carine. Siamo un'altra palette molto carina, pure questa, guardate. Tiro un po' più su, ecco, così vedete meglio. Questa è carina proprio, leopardata, zebrata, c'ha vari
È animalier, ma vari felini, tipo la tigre, il leopardo, il ghepardo, molto carina. Pure questa pare tipo una pochette oppure un portafoglio gigante. Pure questa è abbastanza zozza, ragazze, scusatemi. Ma è una vita che non le uso, non so perché se zozzano così, anche perché non è che le usate parecchio. Qui, come potete vedere, ci sta questi qui, va bene, i glitter che io non è che uso proprio molto. Do un attimo una bottarella così alla via, almeno è un po' più presentabile anche i vostri occhi, scusatemi, ma è una vita questa che non la adopro proprio, sta proprio messa lì così, ecco, è già un po' più presentabile. Ora qua ci sta i vari blush e le varie terre e ciprie, qui ci sono i vari ombretti glitterati, c'erano anche questi, ma non vale una cippia, questi qui si sì, un po' adoperati, ma che piacciono molto. Qua c'è lo specchio e qua ci sta tutti questi ombretti qua, che questi andiamo a sbucciarli insieme. Allora prendiamo un celestino, questo tipo corallo pare, poi questo tipo malva, e andiamo a fare questo verde scuro qua. Eccoli qua, questi sono i colori. Andiamo a sbucciarli insieme. Questi molto belli, che anche molto coprenti, come si può vedere. Guardate il celeste quanto è bello. Spettacolo. Bellissima. Qui rimetto la pellicola che ormai, vabbè, però è carina alla fine. Se riesco a chiuderla. Ok. Ok, adesso passiamo invece alle palette un po' più fighe, un po' più succulente. Allora, passiamo a queste tre palette qua, che sono tutte e tre della Make Up Revolution. Eccole qua. Allora, ho questa qui molto molto bella, questa qui è a forma di cioccolato, che mi viene voglia di mangiarla. Queste le avevo prese da OVS. E molto carina, questa è del cioccolato, c'ho solo questa, non è che ho varie collezioni del cioccolato. Questa era quella che mi ispirava di più, mi piaceva di più. Qua c'è fatto in questo modo e sul rosa vedete specchiato, molto molto bella. Adesso l'apriamo, si vede che queste sono fatte più nuove, che ancora devo adoperare. C'è il solito specchio, come potete vedere, la solita pellicolina, e questi qua sono i suoi colori, che sono veramente veramente belli. Questi non attaccano più di tanto, sinceramente non fanno tanto, però io ho acquistato, che poi vi farò vedere, il primer apposta per i colori shimmer glitterati, per fare dei rimedi all'occhio. Poi quando sarà che mi truccherò, proveremo insieme, vediamo. Infatti adesso ci provo, ma oh, non viene su, boh. Vabbè, prendiamo questo giallo. Vedete, qui il giallo un po' di meno, vediamo il rosa. Però non è che attaccano tanto, pare. Ah, il giallo è bellissimo, anche l'argento, cioè ne dovete proprio prendere un po' di più. Sono molto belli questi glitterati, ne dovete prendere proprio più abbastanza, insomma, perché vedete, vabbè, a parte adesso l'ho scaricati qui, però sono molto molto belli. Adesso bene, sono diventata brillantinata. Se riesco a mandare via tutto, forse. Va bene, ho una mano brillantinata, ma pazienza, vi volevo far vedere qualche ombretto opachino, tipo questo Rose Water, bellissimo, mi sa. Pistacchio. Questo gammi bellissimo, questo mi sa. E facciamo quest'altro rosato qui. Molto belli. Anche c'ho la mano brillantinata, pazienza. Sono bellissimi come colore. I puntini che vedete, i brillantini sotto, che più di questo non mi vanno via. Guardate questi due quanto sono belli pure. Però anche questa è molto scrivente come palette, infatti mi è piaciuta subito. Mettiamo la pellicolina, chiudiamo, molto bella comunque. Poi
andiamo avanti. Adesso mi do una botta qua. Ok, allora passiamo a quest'altra palette qui che è veramente stupenda. Io lascio sempre con le plastichine, le scatoline, quelle che ci sono. Sempre a Make Up Revolution, ma fatta di latta. Questa però, ragazzi, è veramente veramente stupenda. A me piace da morire, con effetto universo, bellissima. Apriamo. Queste sono le più nuove. Queste le avevo comprate l'anno scorso, hanno un anno di vita, quindi non è che la pellicolina, infatti, ancora le devo adoperare, come potete vedere. E questa palette è bella perché oltre c'è scritto i nomi, ma ci sono scritti i nomi dei pianeti. Tipo Jupiter, Spira, oppure la spirale, Saturno, Neptune, Venus, Solar, Sole, cioè veramente, veramente bella. Allora, vi swatcho questo qua che mi sa che è bellissimo, dai, non mi ricordo, quest'altro, Jupiter, Venus, bellissimi, eccoli qua. Andiamo a swatcharli. Sono coprenti, mi piacciono, belli. Io ero curiosa un attimo, Solar, vediamo un po'. Bello, sì. Non mi ricordavo, ragazze, questo è Solar, sole. Infatti quest'inverno mi volevo anche truccare molto molto di più. Anche se non esco, anche per casa, tanto c'ho le clienti, mi faccio vedere che sono un po' in ordine. Oppure faccio un video per YouTube per voi, un Get Ready With Me. Quindi alla fine ci sta. Almeno le do per un po' le palette, vado a giro. Bella. Qui rimettiamo la pellicolina, chiudiamo, ok. Poi adesso passiamo a quest'altra. Questa pure è molto bella. Questa è la scatolina, si chiama Creative Volume 1. Qui dietro fa vedere che ci sono tutti i 24 colori. Andiamo ad aprire insieme. Mi piace anche le scatoline. Eccola qui. Questa è la pallettina. Questa non è di latta, ma di plastica dura. Qui peccato che non ce l'ha, o ce l'ha, ah sì, ce l'ha, ce l'ha. Sempre il solito specchio, la pellicolina. Guardate i colori anche qui, quanto sono belli. Anche qua ci sta i vari nomi dei colori. Molto belli. Andiamo a svuociare anche questa. Almeno ve le faccio vedere, almeno così se siete interessate, che ancora le potete trovare o anche tramite internet le potete acquistare. Allora, andiamo a prendere Divination, scusate per il mio inglese, Possession. Andiamo a provare questo trendsetter, questo giallo e facciamo un arancione, questo qua visionari, vediamo. Anche questa palette è molto bella, vediamo un po' come si comportano. Sì, mi piace. No, ho sbagliato. Aspettate, riprendo il giallo un attimo, sono sbagliata. Ok, c'è. Guardate questi due pazzeschi. Anche questi due, del giallo qui perché ho sporcato d'arancione che mi sono sbagliata a dito. Questo è l'arancione, anche l'arancione comunque è bello sfumabile, scrivente. Anche questa è molto bella. Ovviamente non vi sto a far vedere tutti gli ombretti, ragazzi, tutti i swatch di tutti gli ombretti in singola palette, se no sto video verrà lungo tipo 2 ore. Anche questa molto molto bella. Mi piacciono tutte queste che ho preso. Adesso passiamo a queste altre tre palette che pure io amo. Queste le amo tanto perché sono veramente veramente belle. Queste sempre OVS le avevo prese. Allora, andiamo a vedere questa qui. Questa è la scatolina, molto bella, Inte Neon Jungle, leopardata, sfondo rosa e leopardato celeste. Qui fa vedere che c'ha 16 colori. Andiamo ad aprirla insieme. Eccola qui la pallettina, molto bella. Pure questa allo specchio, ma guardate dentro quanto è fantastica. Ha la pellicolina, pure questa non l'ho adoperata mai. Questa avevo fatto perché il video quando l'ho acquistata un annetto fa, avevo fatto il video ovviamente, quindi se vedete swatch è per quello, ma ancora le devo utilizzare. Molto molto bella, guardate che roba, cioè è fantastica ragazzi, mi piace da morire. I soliti buchini miei che faccio con quel pennellino per metterli all'interno dell'occhio, ovviamente no dentro. Fuori per fare tipo l'illuminante, no? Diciamo per dare un tocco in più all'ombretto, c'è al trucco. Allora andiamo a vedere questo celestino qua. Poi facciamo questo che è molto bello. Quindi, poi qui c'è anche i nomi proprio apposta di giungla, no? Vedete, Savanna, Island, Jungle Mist, molto belli. Poi proviamo anche Tiger.
E come ultimo proviamo questo violettino qua. Eccoli qua i colori. Andiamo a sbocciare. Molto belli. Anche questi molto coprenti e molto sfumabili anche. Questo bellissimo. Infatti questo l'ho adoperato che è Jungle Mist come illuminante interno dell'occhio. Questa pure è spettacolare questa palette. La riposiamo. Passiamo a quest'altra palette molto bella, che qua c'è scritto Belle e Forder, Torder, buona roba del genere, e qui fa vedere che ha 16 colori. Adesso l'apriamo anche questa. Questa pure è fantastica, mi piace tanto anche il pack com'è, perché è grigia, molto delicata, vedete, con questo rosa delicato, pare bianco ma è un rosa. E anche questa, guardate ragazzi, cioè questa veramente è fantastica. Pure questa mai adoperata ancora, ma quest'inverno ve l'ho detto non mi interessa, ma voglio truccare molto molto di più. E pure questa ha vari nomi tipo Sagittario, Sassy, Mama's Girl, Magic, molto molto carina. Andiamo a provare So Cute. Questo è fantastico, Queen, me lo ricordo. Poi facciamo Glow Baby e facciamo questo qua Miami, va. Quelli qui, guardate, vedete questo quanto è bello, questo sarebbe questo qui, Queen, bellissimo, che ha questi brillantini all'interno dorati. Questa pure è fantastica, ragazzi, guardate, con quel viola quanto è bello, molto bella. Ok, mettiamo a posto anche questa. Poi abbiamo questa qui, Life is a Party, pure questa è stratosferica. Qui ha 16 colori sempre. Molto bella la scatolina dorata, la palette è pure così, è fantastica proprio, ragazzi. E poi ne manco perde. Molto bella, qui dorata, andiamola ad aprire. Voilà, tutta d'oro. No, vabbè, bellissima ragazze, guardate, fantastica, adoro anche questa. Allora, qui andiamo a provare Lilac Twist. Questo rosato qua mi pare che era bello, Firework. Poi facciamo qualche opaco, questo Swing. E andiamo a fare Funky Chicken. Eccoli qua. Andiamo a sbocciare. Belli anche questi, guardate. Guardate questo metallizzato, questo pure molto delicato, questi altri due opachi molto coprenti anche, che questa è molto bella. Mettiamo a posto. Adesso invece passiamo a quest'altre due palette, questa e questa qua. Allora, prima vi faccio vedere questa. Questa è in metallo, vedete, fatta in questo modo. Questa pure della Make Up Revolution, si chiama Shock. E è molto bella pure questa, e qui è più, c'ha un po' più di roba, qui c'ha lo specchio big enorme. Qua, come potete vedere, qui ha praticamente i vari fard oppure cipri, e qua tutti i vari ombretti, pure questi tutti coi nomi. Allora, questo qui Storm è uguale sull'altra palette che avevamo visto, due palette prima, che avevo detto che era bello, questo marroncino con i brillantini oro. Sono contenta che ce n'ho due, me ne finisce un altro, ce n'ho da un'altra parte. Allora, qui cosa andiamo a provare? Cosa andiamo a provare? Allora, proviamo Repost, questo verde, Lay of It Out. Volevo provare Fanatic. L'ultimo, 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 non lo so. Dai, facciamo In Have, questo qua. Eccoli qua. Diciamo questi. Bellissimi. Anche sta palette, ragazzi. Guardate che scrivenza, anche questi qui matte. E questa pure è una palette alla fine completa. C'è vari colori opachi da transizione, c'è cioè i fard cipri, eccetera. Molto bella questa anche. Passiamo a quest'altra palette,
che avevo preso questa su internet, non mi ricordo se era tipo su Amazon, Wish, quelle robe là. Vedrei che l'avevo presa su Amazon, mi sa, se non erro, adesso non ricordo bene. Scusate, mi sto dando una botta che sono qui. Ok, questa non ha una scatola, niente, è fatta così, nera, semplice, però questa ha dei colori fantastici. Con lo specchio e i due pennelli laterali. Questa pure è bella. Questa c'è la pellicolina, scusate, no, una botta, ma ok. Questa pure è abbastanza completa. Pure qui ci sta invece i blush, anche terre cipria violendo. Questi pure sono tutti ombretti e sopra tutti ombretti lo stesso. Molto molto belli. Qui potete fare un sacco di vari giochi d'ombretti, perché vedi ci sta opachi, c'è da transizione, vedete, opachi, poi volendo brillanti nati. Potete fare un trucco completo, vedete, pare che veda la gradazione del trucco che potete fare. È molto molto carina. Allora, andiamo a svuociare questo qua. Poi me ne svuocio questo viola qui. Poi facciamo questo verdino qua. E poi basta che ho finito le dita. Ah no, mi manca il mignolo. Il mignolo, facciamo questo rosino qua chiaro, così vediamo. Eccoli qua. Andiamo a svociare. Ah, questa palette non è non ha colori molto molto coprenti, come potete vedere, però nell'insieme un bel trucchino si può fare, come questo verde, non è malvagio alla fine. Poi ho preso i trucchi che c'è, cioè ombretti che non sono tanto scriventi, però questi altri sono un po' di più. Però molto carina anche questa palette. Mettiamo questa e via. Qua ragazzi, allora questa qui è la palette quella più grande. Ci sono riuscita lo stesso a farvela vedere in questa parte qui, sempre questa visuale qua, come ho fatto vedere le altre palette, perché ho alzato molto più di su la ring light. Questa è veramente bellissima, la finirò l'anno del mai, il mese del poi. Che tanto con queste palette che ho, anche se non ho tante, però comunque i colori sono abbastanza. Scusate, era la sedia. Vado a giro ovviamente, perché se no non riesco, ragazze, veramente. Allora, andiamola ad aprire. Questa veramente è stupenda, sì. Della Make Up Revolution, sempre. Cioè, questa è veramente fantastica, ragazze. Vedete, ha vari marroncini, vari colori chiari molto per transizione anche. Poi ha qualche rosino, qualche violetto e va poi qua sul verde, nero, eccetera, eccetera. Allora, andiamo a provare questo rosa qui. Un nude bianchino qua. Poi facciamo un verde così. E un altro, famo un marroncino, a sto punto famo questo. Eccoli qua, più che altro per farvi vedere poi la coprenza dei colori come sono, niente di che. Allora. Beh, bella come palette pure questa, bella grossa e comunque sono scriventi i colori, dai, non è malvagia. Bellissima anche questa. Invece vi faccio vedere questa bellissima valigetta, come potete vedere, che avevo preso da Tigotà pezzo fa, pure questa l'anno scorso d'inverno. Qui c'erano, beh, i pennelli, qua c'è lo specchietto ed è fatta in questo modo. Aiuto. Allora, la parte sopra, come potete vedere, abbiamo tutti i vari ombretti tra shimmer e opachi. Qua abbiamo i soliti rossetti, quelli qua fatti in questo modo. Qua sotto abbiamo le matite labbra, anche questi lipstick rossetti liquidi. Qua abbiamo un pennello, un teperino, un altro specchietto e qua c'è scritto, vedete, polvere per contouring, fard, cipria, illuminanti. Allora, andiamo intanto alla parte degli ombretti, ovviamente, e andiamo a svuociare un po'. Allora, andiamo a svuociare questa parte qui che mi piace. Questo arancione, ne prendo uno qui, uno qui, uno qui, uno qua. Poi qua sopra sono curiosa di vedere questo argentato, di vedere perché alcuni non è che mi ricordo. Qui prendiamo questo e qua come ultimo colore prendiamo questo celestino qua. Eccola qua. Andiamo a svuociare.
Anche questi sono molto scriventi. Guardate il celeste quanto è bello. Molto bella, e questa è proprio completa come valigetta. Mi piace veramente tanto. Molto molto bella, ragazze. Questa non si può dire proprio niente. Poi qua, che mi sono scordata di dirvi, come potete vedere, ci stanno anche i nomi qua. Infatti queste le bustine, a parte non le butto apposta perché anche per non sporcare, no? Nel senso che se questa la levo, questa la levo, se sporcane tutte e due, c'è un casino e non mi piace a me sinceramente. Però anche qui c'è nome, molto completa anche questa come valigetta. Poi ne ho un'altra per non farci mancare niente ovviamente. E questa è proprio grossa. Questa è grossissima. Però quando l'ho vista me ne sono innamorata, perché io sono innamorata proprio della marca di Bella Oggi, col fatto che io vedo il grande fratello. Ragazze, questo è enorme, alzo ancora più su, cioè questa è la valigetta, vedete, molto molto bella, di Bella Oggi, come potete vedere dietro è così semplice. Questa l'ho presa, non mi ricordo, questa è stupenda ragazze, è proprio completissima. Allora qui c'è lo specchio con i vari pennelli, come potete vedere. Qua vi fa vedere che abbiamo ombretti, poi si apre così che è fighissima. Qua abbiamo vari fondotinta, blush, terre. Non è vero, qua abbiamo terre, blush anche illuminanti. Qui abbiamo un set di pennelli, eccoli qua. Poi qui abbiamo i fondotinta in crema fatti in questo modo. E poi da qua invece abbiamo altri, questi quattro fondotinta in crema, i vari rossetti fatti in questo modo qua. Questo è quello adoperato, che potete adoperarle come sopracciglia o come matita occhi, sempre in crema. Adesso questi qua li rimetto a posto, è fatta molto bene. Poi non mi pare nemmeno di averla pagata chissà quanto, sinceramente. Non mi ricordo. Però noi adesso ci soffermiamo ovviamente sugli ombretti. Allora, vi swatcho un po' di qua e un po' di qua. Aspettate, olè. Allora, andiamo a prendere questo che pare tipo ombretto di Trilli. Famo uno, questo rosa. Qua te vi faccio uno opaco e uno glitter. Qua invece tutti glitter, uno, due. Questo bellissimo, mi sa. E poi facciamo questo. Eccoli qua. Se sentite un po' di casino, è sia mi fiolo di là e mi pare di là, che se sta ancora da ridere, mi pare che non so cosa sta guardando, film che gli fa ridere. Qui qua pare veramente veramente coprenti. Sì, infatti, belli proprio. Eccoli qua. Bellissimi. Guardate questo blu, c'è, cioè, spettacolare proprio. Poi abbiamo questo pure. Lo potete usare anche come illuminante, che è questo verdino qua. E poi questo rosa opaco. Cioè, veramente, queste valigette sono il top. A me piacciono da morire. A me poi mi piacciono robe grosse, se vede. Le palette proprio, e valigette grosse. Però con le valigette basta, che ho questa, quell'altra e basta. Adesso prendo solo palettine e via. Che si è visto, si è visto. Ok, ragazzi, eccomi qui. E qui pure si parte con altre palette per quanto riguarda la Disney. Che poi quando avrò più robe vi farò proprio un video a parte dove vi faccio vedere tutte le cose di trucco che ho della Disney, ma quando mi si accumulerà un po' di cose. Allora, sempre da OVS, da Essence insomma, avevo acquistato per questo un anno fa questa collezione delle principesse Disney, e queste palette sono spettacolari. Quindi abbiamo Belle, Jasmine, Tiana e Ariel. Allora, ho questa qui di Ariel, veramente veramente bella. Poi il pack è fatto benissimo, dorato, un po' specchiato un pochetto. Ariel, e qua infatti abbiamo il simbolo di Ariel. E ovviamente ogni palette si ispira alla principessa. Abbiamo lo specchio, qui abbiamo la pellicolina che leviamo un attimo, e questi sono i colori ovviamente che riprendono Ariel. Allora, andiamo a sbocciare ovviamente un verde. Poi facciamo questo verde scuro, questo qua bianco, rosa, lilla, e poi basta. Ah no, il mignolo mi manca, il mignolo, voglio vedere questo giallo com'è, se è coprente o meno. Eccoli qua i colori, andiamo a sbocciarli insieme.
Allora, sono un po' polverosi, pare, meno questi opachi. Questi qui sono spettacolari, guardate questo quanto è bello. Anche questo verde così, tutti iridescenti, veramente, veramente belli. E questa è la palette per quanto riguarda Ariel. Perfetto. Poi passiamo alla palette di Tiana. Qui ovviamente abbiamo tipo la, come si chiama? Non mi ricordo, vabbè, la foglia, no, il fiore, quello che sta lì nei stagni, no? Beh, non mi viene, vabbè, l'orchidea, no, com'era? Non mi viene, vabbè, comunque. E ovviamente i colori si vanno sui verdi, come potete vedere, su altri colori che rispecchia ovviamente la principessa. Questa come mi ha fatta a sporcarsi così? Io non lo so. Sinceramente non lo so come si è fatta a sporcare. Non lo so, boh, non è che poi lo adoperate, boh, vabbè, boh. Comunque, questa qui è Tiana, ovviamente andiamo a svucciare qualche verde, questo, poi facciamo quest'altro glitterato, facciamo questo che va tipo sull'arancione, un altro opaco, un verde opaco, facciamo questo. Eccoli qua, questi sono i colori. Molto belli, anche opachi, questo è stupendo ragazzi, ma questo pure potete fare un trucco top con questa palette. Perché Tiana pare che le ragazze le snobbano un pochino, invece ha dei colori fantastici, molto coprenti, bella anche questa come palette. Ok. Poi passiamo a questa qui di Yasmin, dietro a dei fiori, delle roselline, molto bella. E si ispira sui colori del violetto e del blu. Allora, questa pure qua come mi si è sporcata, ragazzi, io non lo so. Comunque, vabbè. Allora, ovviamente andiamo a fare questo blu che è fantastico. Poi facciamo questo viola qua. Poi facciamo questo rosino qua, voglio vedere. E poi facciamo questo oro, eccoli qua. Andiamo a svuociare. Fantastici anche questi. Ovviamente rosato è da transizione, non si vede tanto. Poi ripeto, io ho la pelle chiara, ma guardate questo viola, ma il blu pure è fantastico, anche oro, insomma. E queste palette, io sono stata molto contenta quando le avevo prese perché sono veramente veramente fantastiche. Questa. Poi come ultima palette di questa collezione passiamo a Belle, ovviamente pure lei ha le rose, bella anche lei, e ha questi colori sul marroncino, nude e rosato. Eccola qua. Allora andiamo a prendere questo opaco, prendiamo questo rosino qua, questo blu. Poi volevo prendere io, questo qua, dai, facciamo questo rosino qua, shimmer. Eccoli qua i colori. Andiamoli a svucciare. Molto belli. Questo opaco perché è un celestino molto molto chiaro. Guardate il blu, quest'altri colori. Fantastica. Anche questa come palette. Fate me piacere tutte. Poi passiamo alle ultime palette, che erano le ultime che avevo preso su Amazon, che vi avevo fatto vedere già il video, però giustamente vi devo far vedere tutte le palette, ve le faccio vedere tutte quelle che ho, e quindi sempre tema Disney, quindi abbiamo questa delle cattive e queste altre tre che già vi avevo fatto vedere su un video a parte dei miei acquisti su Amazon di queste palette. Però ripeto, siccome un video su tutte le palette che ho è per farvi swatch eccetera, per farveli vedere, e ve le faccio rivedere. Questa qui è molto bella ragazzi, sta palette. È molto completa, come vi avevo detto anche l'altra volta. Andiamo a svuociare i colori. Stavolta, dato che l'altra volta avevo fatto svuociare altri tipi di colori, adesso andiamo a prendere altri colori. Allora facciamo questo, questo, questo. Andiamo a fare questo marroncino qua. Dato che quelle altre le avevate viste nell'altro video, almeno così vi svuocio altri colori. Sono molto pigmentati. Guardate.
con questo un trucco in mente da farvi, che appena inizio a fare il primo video che vi faccio su questa palette qua, che non vedo l'ora di fare quel trucco, veramente bella. Ok, passiamo adesso alle palette delle Disney, delle principesse. Allora, qui abbiamo Ariel, è spettacolare questa palette, però l'altra volta avevo sbocciato vari colori, adesso andiamo a prenderne altri. Allora, vi swatcho questo qua che non avevo sbocciato, poi questo, poi questo qua. Andiamo a fare uno di transizione. Eccoli, 1, 2, 3, 4, faccio qui perché me l'ho sporcata. Cioè, fantastica, guardate questo, che meraviglia, questo pure, ma tutti sono belli. Bella, 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 pazzesca sta palette di Ariel, mi piace da morire. Ok, coliamo bene. Poi passiamo a questa qui di Aurora, pure questa è fantastica, ovviamente riprende sempre le principesse, questa sul rosa, Ariel sul rosso, diciamo così. Allora, su questa qui andiamo a swatchare questa qui che l'altra volta non avevo swatchato, questo qua vediamo, questo e questo lillino qua, eccoli qua. Andiamo a vedere, sono molto molto coprenti come colori, molto, anche quelli shimmer e anche quelli opachi, scusatemi, veramente belli. Ok, quanto avrò detto belli, bella, tanto che devo dire, sono belle tutte le palette che ho fatto vedere. Faccio vedere, è questa qui di Biancaneve, l'ultima palette è questa. Questa sui toni del blu, del nude, eccetera, molto bella. Allora, andiamo a sbocciare questo che non avevo fatto, poi questo qui e questo qua di transizione. Eccoli. Bellissima, guardate. Ma sono tutti e quattro belli, a parte tutta la palette. E questa qui, ragazzi, era l'ultima palette. Olì. Non si chiude perché ho messo male la pellicola. E niente, ragazzi, io spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, mi raccomando, mettete un pollice in su. Mi sto pulendo, ragazze. Fateci caso. Ok, fatto. Quindi se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su sotto il video, commentatemi, fatemi sapere qual è la vostra palette preferita o dei vari colori, anche o più di una ovviamente, oppure tutte, oppure nessuna, vi fa cagare tutto come vi pare, fatemelo sapere sotto nei commenti. E niente, io spero che vi sia stato utile anche per i vostri acquisti. E niente, io vi saluto, vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!